Buonasera, grazie veramente a tutti. Vi prego di credermi che penso che questo sia uno dei momenti più emozionanti da quando è cominciata tutta questa avventura. Io, come molti dei colleghi, come molte delle persone che sono adesso in sala, abbiamo cominciato tanti anni fa. Era il 2008, la prima volta che dei pazzi hanno provato a cambiare l'ordine delle cose. Cioè, eravamo candidati a Roma, eravamo veramente quattro gatti, quattro consiglieri municipali. Io me lo ricordo e tante volte lo dico anche nelle interviste, quando non mi chiedono stronzate tipo "ma il complotto", quindi riescono a farmi parlare di qualcosa di serio, che la gente ci guardava e ci diceva "ma che state a fare? Ma dove vai? Al parchetto, Grillo, volete cambiare il mondo, ma torna a casa". Era il 2008, 5 anni, 2013, e abbiamo portato 160 deputati all'interno delle istituzioni, forse un po' di meno, però come si dice, meglio perderli che acquistarli a qualcuno, quindi va bene anche così. E oggi siamo qui di nuovo per fare una nuova campagna elettorale per il Comune di Roma. E vi prego di guardarvi, vi prego di guardare questa sala, di guardare queste persone e di renderci conto quanto, se si vuole veramente, si può cambiare il corso della storia, e noi ne siamo oggi in questa sala la dimostrazione. La dimostrazione che quando sono entrate le telecamere nessuno aveva orchestrato niente, eppure questa sala ha cominciato a dire onestà. Onestà è la parola d'ordine che ci ha portato avanti ogni giorno dentro quelle aule, cercando di evitare che venissimo fagocitati dal sistema, perché lo proverete sulla vostra pelle, chi oggi è candidato, chi sta continuando a fare l'attivista, chi sta con i banchetti, chi sta in mezzo alla strada, chi viene insultato. Ho sentito che ci sono stati ragazzi che erano con un banchetto che sono stati insultati, spinti, malmenati, e questo è un po' il destino di chi si vuole ribellare al sistema. È facile entrare a far parte del gioco sporco, e ne abbiamo visti tanti di finti compagni che hanno girato le spalle, che hanno preferito prendere 13.000 euro al mese, farsi gli affari propri e continuare a lasciare questo paese in mano a persone che, l'avete visto, per avere un po' di visibilità o ci sparano merda addosso o non sanno far altro che portare avanti con le loro logiche di partito quella che è la politica che ha distrutto questo paese. Allora, oggi ci incontriamo qui in una situazione che io non me la sarei mai immaginata, con una squadra di persone, molte le conosco, molte di quelli che ci hanno supportato in questi anni, molti di coloro che ci hanno creduto sin dall'inizio, molti che non si aspettavano probabilmente di essere in una lista per consiglieri al Comune di Roma, cinque ragazzi che non lo so con che coraggio e con che cuore si mettono a disposizione per fare il sindaco. Vabbè che dopo Marino giocate facile, eh? Diciamoselo anche, eh? Dopo Marino, le mani, le soli, le terzi, cioè. E che è una battuta, tanto siamo tra di noi, cioè, ma anche Topolino si poteva presentare, perché voglio dire, cioè, questi sono caricature di se stessi, e probabilmente no, non ci hanno reso la vita facile. La vita ce l'hanno resa difficile e ce la renderanno ancora più difficile quando governeremo questa città. E signori, io lo dico come un fatto certo, è vero che vinciamo noi non ci ha portato bene, però penso che peggio di così queste persone non possono fare, quindi noi siamo destinati esclusivamente a fare meglio. Siamo destinati a fare meglio, possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio e siamo in grado di cambiare veramente il corso della storia. Sentitelo dentro ogni volta che dovrete andare davanti alle persone, perché abbiamo davanti una campagna elettorale che sarà massacrante, dove verranno a controllare anche il giorno che avete fatto la prima comunione, se per caso avevate un paio di scarpe marcate non made in Italy, verranno a controllare i vostri genitori, verranno a vedere quali sono le vostre amicizie, perché questo è il modo con il quale loro tendono a fare politica, a screditare noi.
Beh, io la maggior parte di voi, penso il 90%, li conosco. Su ognuno di voi sono pronta a mettere la mano sul fuoco e per ognuno di voi saremo capaci di mettere la faccia, di metterci il cuore e di garantirvi tutto, tutto l'appoggio che possiamo dare nella nostra posizione, con le competenze che, ringraziando Dio, i soldi che ci mettono a disposizione invece di mangiarceli, noi li abbiamo dati ad assistenti, li abbiamo dati a collaboratori, li diamo a persone che possono portare delle qualità aggiunte che forse ci mancano. Qui nessuno di noi era nato imparato, qui nessuno di voi può dire di aver avuto alle spalle una carriera che gli permetta oggi di andare a fare il sindaco, di andare a fare il consigliere, ma ne siamo fieri. Noi non vogliamo avere alle spalle le carriere dei politicanti. Abbiamo un premier che nella sua vita non ha mai fatto niente, si può dire GNIE, eh? Creiamo dei neologismi, cambiamo anche il modo di parlare in italiano, ma io preferisco continuare a parlare in italiano, forse con uno strascico, senza forse, magari forse, con un pesante strascico di romano, piuttosto che prendere per il culo le persone con Jobs Act, Revolution, Silden Fart, l'avete sentito sullo Stepchild Association? Questo è il loro inglesismo. Noi continuiamo ad usare un italiano che arriva alle persone, che arriva al cuore. Oggi faremo, tra di noi abbiamo dedicato dei momenti per non spiegare, ma quantomeno per condividere con voi quella che è la nostra immagine della prossima campagna elettorale. Quindi avremo Roberta che darà le indicazioni di quelle che sono le linee guida, Carla vi parlerà del bilancio, che sicuramente è la parte fondamentale del lavoro al quale siamo chiamati ad operare, quindi a rimettere a posto i conti distrutti di questo paese. Stefano e Massimo vi parleranno di quelli che sono attualmente i tavoli di lavoro che abbiamo bisogno necessariamente di riorganizzare per consentire le competenze, la programmazione, il materiale che ci dia veramente la possibilità di dire ai cittadini romani come vogliamo cambiare questa città. Federica vi parlerà dei municipi, che saranno il nostro prossimo step, perché oggi abbiamo 49 candidati per il Consiglio Comunale, ma avremo bisogno di squadre pronte, preparate, serie, che saranno poi quelle. Io mi permetto di fare un ringraziamento enorme a tutti coloro che oggi sono qui come ex consiglieri municipali, molti ancora consiglieri municipali, che sono stati quelli che forse hanno sofferto di più, quelli con i quali ci scusiamo tutti quanti per aver a volte dimenticato, per non aver aiutato come dovevamo, perché hanno continuato a farsi il mazzo con veramente tutto contro. Ecco, quello è il pensiero che io voglio avere del Movimento 5 Stelle. Ringrazio le persone che si sono buttate in questa avventura senza avere alle spalle un'esperienza importante come l'hanno molti attivisti. Ringrazio quegli attivisti che ci hanno provato e che oggi non si vedono tra le liste dei candidati, ma sono sicuro che se è stato fatto tutto con il cuore e con lo spirito che ci ha portato qui fino ad oggi, ognuno di noi deve essere fiero di dove siamo arrivati e di quello che ci proponiamo di fare per Roma. Grazie ancora a tutti voi, iniziamo in maniera tecnica per questo incontro, grazie ancora.